È il 1 giugno del 1884. Una giovane coppia in luna di miele si appresta a prendere alloggio nelle camere con vista sulle Tuileries dell'hotel Wagram in Rue de Rivoli a Parigi. Lei è Constance Lloyd, una scrittrice inglese minuta e graziosa. Lui, un brillante giornalista e scrittore, già piuttosto noto, Oscar Wilde. Passeranno in Francia circa un mese, in cui lui è in progetto di godersi la luna di miele e di aggiornarsi sulle ultime novità letterarie francesi. Invece, troverà qualcosa che trasformerà profondamente la sua vita e la sua carriera, rovesciando completamente le sorti del suo destino. E anche stavolta c'è di mezzo un profumo. I profumi fanno solo finta di passare attraverso il naso, ma in realtà vanno dritti al cuore. Ci sono profumi che ci seducono, profumi che ci ossessionano, profumi che ci conquistano e silenziosamente ci trasformano. Io sono Roberta Deiana e questo è Il profumo del destino, un podcast che racconta storie di persone a cui un odore o un profumo ha cambiato la vita. Oscar Wilde nasce a Dublino da una famiglia colta. Sua madre è poetessa e suo padre un famoso chirurgo oftalmologo. È un bambino estremamente intelligente e dimostra da subito grande talento con il greco e con il latino, che gli frutteranno prima molti premi scolastici e in seguito una borsa di studio per il Trinity College di Dublino e poi per il Magdalen College di Oxford. E proprio Oxford entra in contatto con il decadentismo e la sua estetica. Ne è subito conquistato. Ne abbraccia la ricerca estrema della bellezza e anche alcune pose. Porta i capelli lunghi e arreda le sue stanze con gigli, porcellane e altri oggetti raffinati. Dopo la laurea con il massimo dei voti, si trasferisce a Londra, dove comincia a lavorare come giornalista e si fa notare in società per il suo spirito e per le sue pose da dandy. Nel 1882 tiene una lunga serie di conferenze sull'estetismo in America. Tornato a Londra, l'anno successivo, si fidanza con Constance Lloyd, una donna benestante e colta di cui è innamorato, e si sposano il 29 maggio del 1884 a Londra. Quel giugno a Parigi, dunque, tutto promette bene. Oscar Wilde conosce bene Parigi. Ci ha vissuto l'anno prima per diversi mesi ed è ben introdotto nei circoli intellettuali. Il suo charme ha conquistato quasi tutti: il giovane Gide, Zola, Mallarmé, Verlaine. Ma anche lui ha una profonda passione per la Francia e per la sua letteratura, che considera superiore a quella inglese. Educato da una tata madrelingua, parla e scrive francese alla perfezione. Questo viaggio di nozze in cui può dedicarsi alla letteratura francese, per lui è pura delizia. Il 9 giugno un cronista del Morning News bussa alla camera di Oscar Wilde per intervistarlo. Lui dichiara di essere troppo felice per essere intervistato, però poi gli racconta che sta approfittando della vacanza per leggere una quantità di romanzi francesi. Ce n'è uno che l'ha colpito più di tutti. Si chiama A rebours, controcorrente in italiano. È il romanzo di Huysmans, pubblicato solo qualche settimana prima. Questo libro è considerato unanimemente la Bibbia del decadentismo e racconta di Jean des Esseintes, un giovane aristocratico parigino che si ritira in una villa fuori città per trascorrere il resto dei suoi giorni dedicandosi all'estetismo. Des Esseintes ama solo ciò che è lussuoso, raro e raffinato, piaceri riservati solo ai pochi eletti dotati di un senso estetico superiore che ricerca spasmodicamente, lontano da qualsiasi preoccupazione morale. Ogni esperienza, dalla musica al profumo, dai liquori alla poesia all'arte, è vissuta in maniera totalizzante ed è raccontata con finezza di dettagli, tanto da sembrare a tratti una sorta di guida alla vita decadente. Alla sua uscita, Controcorrente suscitò molto scandalo e fu giudicato subito immorale. Nonostante questo, però, influenzò profondamente una generazione di esteti e di scrittori, tra questi anche Oscar Wilde. Diversi anni dopo, come in un gioco di specchi, Oscar Wilde attribuì al protagonista del suo romanzo, Il ritratto di Dorian Gray, l'impatto che Controcorrente aveva avuto su di lui. Era il libro più strano che avesse mai letto. Gli sembrò che, in vesti raffinate e al suono delicato dei flauti, i peccati del mondo sfilassero in uno spettacolo silenzioso davanti a lui. Cose che aveva vagamente sognato divennero improvvisamente
reali. Cose che non aveva mai sognato gli furono lentamente rivelate. E ancora? A volte non sapeva se stava leggendo le estasi spirituali di qualche santo medievale o le confessioni morbose di un peccatore moderno. Era un libro velenoso. L'odore pesante di incenso sembrava esalare dalle sue pagine e confondeva la mente. Questo pesante profumo di incenso si era insidiato in lui, gettando una miriade di semi, senza che l'influenza di controcorrente lo abbandonasse mai. Esattamente come il protagonista del suo romanzo. Per anni, Dorian Gray non riuscì a liberarsi dall'influenza di questo libro. O forse sarebbe più corretto dire che non cercò mai di liberarsene. Dopo quel libro, Oscar Wilde, così come Dorian Gray, non sarebbe più stato lo stesso. Nell'epoca vittoriana, la pulizia personale viene associata definitivamente con l'igiene e la rispettabilità. Nel frattempo i cosmetici sono diventati più accessibili. Si sviluppa l'uso delle paste dentifrice e l'attenzione alla pulizia dei denti e dell'alito. Si diffondono i deodoranti in polvere da tamponare sotto le ascelle. I capelli si lavano poco in generale, visto il freddo, ma si spazzolano vigorosamente almeno due volte al giorno. Quanto ai profumi, ci sono regole piuttosto rigide. Le donne devono indossare solo profumi delicati e leggeri, fragranze floreali come la rosa, la lavanda e la violetta, ed evitare profumi pesanti come l'ambra grigia, il muschio e lo zibetto. Le loro note animali, volgari e carnali, mal si conciliano con il senso del pudore dell'epoca. Inoltre si devono attenere a un solo profumo per il fazzoletto, il taccuino, il cuscino e i vestiti. Sì, perché vanno profumati gli oggetti, non la pelle, in modo che la fragranza risulti ancora più delicata. Eugene Rimmel, uno dei profumieri più importanti della Londra vittoriana, sosteneva che se la scrittura rivela il carattere di una donna, il profumo che usa rivela il suo buon gusto e i suoi buoni natali. Fedeli a questo diktat, molte eroine esangui dei romanzi di quest'epoca dichiarano di disprezzare il muschio. Qual era la sua colpa? Ricordare quello che l'epoca vittoriana cercava di ignorare, cioè il corpo e i suoi odori. Quanto agli uomini, la regola è solo una: non usare profumo. Per i vittoriani un uomo che si profuma è ridicolo, se non peggio. E il dandy profumato è una figura costantemente presa in giro nei romanzi e nelle satire dell'epoca. Possono però profumarsi la barba con oli fragranti, possono usare gli oli per capelli, il dopo barba e l'acqua di colonia, tutte cose che non erano considerate profumo. Inoltre possono portare fiori all'occhiello, cosa che Oscar Wilde prende molto sul serio. Ogni giorno si fa mandare dal suo fiorista due boutonniere, cioè due fiori da mettere all'occhiello, uno per sé e uno per il suo autista. Per un uomo dell'epoca vittoriana, profumarsi era dunque un atto sovversivo, ribelle, insolente. Tutti gli uomini che si consideravano dandy portavano profumi intensi e carichi, perché il profumo era la dichiarazione di una filosofia di vita. Era la dichiarazione di appartenenza a un'elite raffinata che capiva cose che la maggioranza volgare non poteva capire. Con la sua bellezza artificiale, costosa ed effimera, rispondeva perfettamente all'imperativo dell'arte per l'arte, tipico del dandismo. Già nel 1882, durante il suo tour americano, Oscar Wilde riceveva i giornalisti circondato da una serie di oggetti di scena molto precisi. Romanzi francesi, sigarette e una bottiglia di acqua di colonia, oggetti che da soli indicavano il suo status di dandy decadente. Nel frattempo, la carriera di Oscar Wilde come giornalista e scrittore è in costante ascesa, ma la sua vita familiare è in crisi. L'entusiasmo per il matrimonio con Constance, dopo due figli, si è affievolito. Nel 1886, lo scrittore viene sedotto da Robert Ross, intraprendente 17enne. Scopre così l'amore omosessuale. Ed è una felice rivelazione, ma è anche una complicazione. L'omosessualità nell'Inghilterra vittoriana è un reato ed è punita severamente. Wilde comincia a trascurare la famiglia e passa molto tempo in Francia, dove ha diverse relazioni lontano da occhi indiscreti. Ma il profumo d'incenso del libro di Wiseman è ancora nell'aria e gli ispira il suo romanzo più famoso, Il ritratto di Dorian Gray. Nel 1890 vede la luce nella sua prima audace versione.
Dorian Gray, il protagonista, è un giovane di straordinaria bellezza. Influenzato dal perverso Lord Henry e da un velenoso libro francese, controcorrente per l'appunto, si dà a una vita di edonismo in cui insegue solo la bellezza e l'appagamento sensuale. Quando esprime il desiderio di vendere la propria anima per mantenere la sua bellezza per sempre, viene esaudito. Sarà il suo ritratto a portare i segni della sua vita libertina e della sua decadenza morale, sino alla morte. È una storia dalle ascendenze gotiche, ma anche un'inquietante metafora dell'epoca vittoriana. Se Controcorrente di Guisman era stato descritto come un profumo che corrompe, ora anche il ritratto di Dorian Gray, il libro che ha ispirato, viene percepito in senso olfattivo. Molti critici dicono che da questo libro esala un profumo mefitico, soffocante. A volte parlano di un profumo generico, a volte fanno proprio riferimento a un odore di incenso pesante e soffocante. Nel 1891 esce una seconda versione del romanzo, ampiamente addomesticata, ma il libro continua a scandalizzare. Oscar Wilde è un critico sferzante, ma anche un edonista che sembra sdegnare i valori vittoriani. In molti stanno aspettando un'opportunità per attaccarlo. Intanto, quel profumo di incenso che era partito da Controcorrente e arrivato a Dorian Gray non ha finito il suo giro. Pochi mesi dopo la pubblicazione, un amico presenta a Oscar Wilde il suo giovane cugino, ossessionato dal libro tanto da averlo letto 14 volte di fila. Il ragazzo ha 21 anni, l'aria angelica, capelli biondi occhi azzurri, è un aspetto fragile, ma le apparenze ingannano. Il ragazzo è Lord Alfred Douglas, detto Bosie, e a detta di molti è incosciente, viziato, umorale. Wilde perde la testa per lui e i due iniziano una relazione tumultuosa. Bosie si aspetta che Oscar Wilde paghi i suoi conti. Gioca d'azzardo, frequenta i bordelli maschili dell'epoca vittoriana e si comporta in pubblico in modo spericolato. Cominciano a girare pettegolezzi. Ma se Bosie è una persona problematica, il padre, il marchese di Queensberry, è anche violento, crudele e pericoloso. Quando i pettegolezzi arrivano alle sue orecchie, minaccia il figlio di diseredarlo, lo insulta, gli intima di smettere di frequentare Wilde o farà uno scandalo di proporzioni inimmaginabili. Bosie, per tutta risposta, gli ribadisce il suo disprezzo. Nel frattempo, Oscar Wilde è diventato un commediografo di grandissimo successo. Nel 1892 debutta al St. James Theatre con Il ventaglio di Lady Windermere. Nel 93 è la volta di Una donna senza importanza. Nel 94 di Un marito ideale. Nel 95 dell'importanza di essere Ernesto. Wilde è diventato abilissimo nel creare trame brillanti e perfettamente congeniate, tagliate su misura per il suo pubblico. L'importanza di essere Ernesto è un vero trionfo, anche olfattivo. Wilde sa che i profumi influenzano gli stati d'animo e aveva progettato, senza riuscirci, di usare per la sua Salomè un profumo diverso in ogni scena, a seconda dell'emozione predominante. Ma la prima di Ernesto, grazie a un gruppo di amici supporter in cui gli uomini portano ciuffi di mughetto all'occhiello e le donne sui vestiti, riesce a creare una messa in scena profumatissima. Oltre a rendere indimenticabile la rappresentazione, il fiore è un omaggio a Bosie, il suo amante, all'estetismo e anche a se stesso, perché da buon decadente Wilde ama i profumi intensi e naturali, come il mughetto e il lilla, essenze impossibili da estrarre dai fiori, che vanno ricostruite chimicamente. Ama anche i garofani Malmaison, con le loro sfaccettature piccanti di spezie, che porta l'occhiello tinti di un bel verde malachite, artificiale e decadente. Fanno talmente scalpore che qualcuno sussurra che siano tinti con l'assenzio. Il marchese di Queensberry, però, è sempre più deciso a rovinare Oscar Wilde. Dopo varie minacce e insulti, congegna la trappola perfetta. Nel febbraio del 95 lascia al club di Wilde, l'Albemarle, un biglietto ingiurioso per Oscar Wilde, che si atteggia sodomita. È una grave accusa pubblica, ma Wilde può ancora ignorarla. Lui però, nonostante le preghiere degli amici di lasciar cadere, incoraggiato da Bosie, lo denuncia per diffamazione.
Per evitare la condanna, il marchese di Queensberry deve dimostrare che le sue accuse sono vere. Lui non aspetta altro. Usa contro di lui le sue lettere private, estratti dal ritratto di Dorian Gray, persino il suo amore per i profumi. Trova numerosi prostituti che testimoniano contro di lui. Per evitare ulteriori scandali, Wilde lascia cadere l'accusa di diffamazione. Gli tocca però pagare le ingenti spese legali e va in bancarotta. Ma il peggio deve ancora arrivare. Sulla base delle prove portate in tribunale, Oscar Wilde viene arrestato il giorno successivo per grave indecenza. Invece di scappare in Francia, affronta il processo. A nulla valgono il suo humor e il suo spirito. Il 25 maggio del 1895, Wilde viene condannato a 2 anni di carcere duro, mentre i presenti gridano insulti contro di lui. Il nome di Bosie non compare da nessuna parte. Scarcerato il 19 maggio del 1897, Oscar Wilde parte subito per la Francia. Non farà mai più ritorno in Inghilterra. Il suo patrimonio è bruciato, la sua reputazione e quella della sua famiglia sono distrutte. In prigione ha fatto pace con la vicenda, scrivendo una lunga lettera che sarà poi pubblicata come De Profundis, in cui sembra approdare a una rinascita spirituale. Gli anni di carcere, di fame e di freddo, però, hanno danneggiato gravemente la sua salute. Wilde morirà a Parigi pochi anni dopo, nel 1900, dopo essersi riavvicinato alla fede cattolica. La sua storia si chiude con un altro specchio. Anche il protagonista di Controcorrente, il libro il cui profumo ha influenzato così profondamente Oscar Wilde, alla fine scopre che la lussuria non ha saziato la sua fame interiore e si ritrova a pregare. Dal profumo ipnotico di quel libro è partito tutto e lì tutto si chiude, dopo avergli stravolto la vita. Wilde è stato uno scrittore e commediografo straordinario, uno sferzante critico della società vittoriana che da una parte lo amava, ma dall'altra non vedeva l'ora di restituirgli la cortesia. Tutt'oggi è popolarissimo per il suo humor paradossale, tant'è che basta il suo nome per rendere credibile qualsiasi tipo di affermazione. Sarebbe stata diversa la sua vita se non avesse respirato l'incenso pesante di Controcorrente. Avrebbe scritto lo stesso Il ritratto di Dorian Gray, o forse non avrebbe mai scritto quel romanzo. E Bosie si sarebbe comunque innamorato di lui senza questo libro. Questo metaforico filo d'incenso ha cambiato la sua vita, ispirandogli un'opera controversa, troppo avanti per i suoi tempi. Patrick Susskind, nel Profumo, scrive che non ci si può sottrarre mai al profumo, perché è fratello del respiro, entra assieme a lui e scende direttamente al cuore. A volte succede lo stesso con le idee. E allora mi chiedo, come può un'idea diventare così intensa e potente da essere percepita come profumo? E può un profumo parlare così profondamente alla tua anima da ispirare un'opera d'arte, da far innamorare qualcuno, da ribaltare la tua vita? Ho girato la domanda a Filippo Sorcinelli, musicista, artista visionario, fondatore e art director del brand di profumeria artistica omonimo, un dandy contemporaneo che ha fatto della sua vita un'opera d'arte. Quando l'idea diventa così intensa e potente da essere percepita come un profumo, significa che proprio il profumo in sé e tutta questa idea ha acquisito una forma molto sensoriale ed ha acquisito anche una grande potenza, quella di evocare le emozioni e delle sensazioni. Sappiamo anche bene che il profumo è come la musica, non si vede, non si tocca, cioè non è un qualcosa di materico. Però nel momento della sua nebulizzazione, un po' come la musica, non ha bisogno di riferirsi al figurativo, al corporeo. Ed ecco perché un'idea diventa in questo modo sottile, avvolgente, attraverso il connubio delle emozioni. Le emozioni hanno un potere incredibile, fanno in modo che l'idea attraverso le emozioni diventa qualcosa di delicato, può diventare persistente, può diffondersi nell'aria. E questa idea diventa anche un profumo, grazie a questo per forza cattura l'attenzione delle persone, ispira delle azioni, dei pensieri, dei movimenti e, guarda caso, anche dei drammi. E infatti anche un profumo potrebbe diventare un dramma, potrebbe rappresentare un dramma. Un profumo diventa l'idea e l'idea diventa un profumo, diffondendosi insieme armonicamente in questo incastro magico
L'idea e si incastra nel profumo, si nebulizza nell'aria e diventa talmente intenso che influenza poi una massa incredibile di persone che sono però predisposte a questo tipo di intervento, anche perché significa cercare di liberare una parte di noi stessi e lasciare finalmente un'impressione definitiva e duratura nella nostra mente e nella nostra vita. Questo è un po' l'idea primordiale, che poi diventa anche profumo, che diventa letteratura e, guarda caso, diventa sinestesia, perché comunque l'atto stesso anche che Oscar Wilde nella sua vita ha compiuto è un atto secondo me molto sinestetico, perché ha tradotto in un certo modo i suoi drammi, la sua sofferenza, la sua vita anche sinesteticamente attraverso quello che faceva di artistico, se vogliamo, ecco, un'eleganza che è fondata sul dramma e sulla sofferenza del proprio vissuto che è diventata letteratura. Il profumo per forza in questo caso parla della nostra anima. Il profumo parla così profondamente all'interno di noi stessi, ispira le creazioni, ispira per forza l'opera d'arte attraverso un processo creativo. Addirittura grazie a questo processo creativo, questo ibrido che nasce, questo magma che nasce, si scalda emotivamente, si diffonde, è capace di far innamorare qualcuno, di far trasfigurare, perché no, qualcuno. L'anima di qualcuno si trasfigura con l'assenza di materia, un qualcosa di sorprendente. E il senso dell'olfatto, quindi, fondamentalmente è definitivamente collegato alle nostre emozioni, alla memoria e ai ricordi. Ed è esattamente, dicevo, come la musica, perché risveglia le nostre emozioni, risveglia in noi il nostro ricordo, ma anche quei ricordi un pochino più nascosti, quelli più sopiti di ognuno di noi. E queste sensazioni, queste emozioni si riflettono perfettamente nell'opera d'arte e soprattutto, in un certo senso, anche nell'amore delle scelte della nostra vita, e arrivano con gentilezza qualche volta e arrivano anche con una grande prepotenza attraverso il filone più particolare della melanconia. E senza questa melanconia, questa sofferenza, questo dramma interiore, difficilmente l'opera d'arte secondo me viene compiuta. La mia vita è fatta di tante sfaccettature, ma canalizzata attraverso la produzione artistica, senz'altro il dramma è il filo conduttore, la strada che sulca tutte le opere d'arte che ho compiuto fino al giorno d'oggi. In più va detto che un profumo crea un'attrazione irresistibile per far innamorare qualcuno, proprio per la sua evocazione del dramma e dei ricordi. Possono essere potentissimi nell'attrazione fisica, perché suscitano il desiderio, e la connessione emotiva attraverso la passione, per esempio, ribalta la vita di una persona. Cioè, un profumo è capace, attraverso l'evocazione del ricordo, di stimolare un cambiamento talmente forte, talmente denso, che influisce addirittura sulle scelte personali di ognuno di noi. Mi è capitato tante volte, ascoltando una delle fragranze che avevamo creato, argomentare un profumo consolando l'altro, perché la commozione del mio interlocutore aveva preso il sopravvento. Mi sento di dire che il profumo parla all'anima più di ogni altra cosa, insieme alla musica, influenza la nostra vita più di ogni altra cosa, materiale e o atemporale. Un fenomeno terribilmente affascinante e complesso, che dimostra proprio tutta questa profonda connessione tra i sensi, anche quelli che non vogliamo ascoltare, anche quelli che non vogliamo vedere. Più di ogni altra cosa, quindi, la nostra esperienza umana ci fa capire attraverso questo che siamo molto di più di quello che vogliamo credere. Il profumo del destino è un podcast scritto e raccontato da Roberta Deiana. Sound design di Davide Sardo. Si ringrazia Laura Gaetano e Tommaso Fortunato per aver prestato la voce per questo podcast.